Questo gioco è La causa di Gubbio. Mi sembra un titolo perfetto per una live. Ragazzi, eccoci qua. Cambiamo totalmente. Matteo regala la sabba, io resto. Attenzione, grazie Matteo. Questa mi è piaciuta. Cambiamo totalmente atmosfera. Stacchiamo la mente da Minecraft. Stacchiamo la mente da quello che abbiamo fatto finora. Si continua Scorn. Ci eravamo lasciati. Qui abbiamo il nostro bellissimo personaggio, molto tenero, che dorme. Facciamo continua la partita. Ci eravamo lasciati all'interno di questa strana struttura, simile a una catena di montaggio. In realtà stavamo lavorando con quelli che sembravano dei trasporti. Io non so neanche dove sono ora. Dove cazzarola sono? Iniziamo molto male. Però direi di bere un po' d'acquetta. Ok, esatto. Ricordiamoci tutti di Eustachio. Preghierina per Eustachio che non c'è più, purtroppo. Allora, qui proiettili dovrei averne. Sì, ho proiettili nell'arma. Top. Io da dove cazzarola sono arrivato? Che già sento robe viscide che si muovono qua. Oh, che è? Comunque, come dicevo prima, mi sono informato. Il gioco è composto da 7 capitoli, potremmo dire così. Che sarebbero in realtà 5 atti, di cui l'atto 1 e l'atto 2 è in 2 parti. Noi in questo momento siamo sul finale dell'atto 3. Quindi abbiamo già giocato tanto. Però sicuramente gli ultimi due saranno molto più lunghi dei primi. Essendo che non vengono divisi, saranno comunque abbastanza lunghetti. Ok, questo è l'ingresso da cui siamo arrivati. Riconosco quella cazzo di biglia maledetta. Eravamo arrivati qui. Io ero andato da questa parte. Mentre di qua, che c'è? Ah, c'è tipo una strada doppia. Lì c'è un cosetto viscido, schifoso. Che noi evitiamo bellamente perché non ci interessa combattere. Ma non si passa di qua. L'ambientazione, spendiamo 2 parole per chi non l'ha visto l'altra volta. Come vedete è piena di roba organica. Questo gioco è un gioco horror. Di genere un po' puzzle, un po' avventura, un po' survival. È un po' misto in un'ambientazione biopunk, il che vuol dire una sorta di distopia, dove le ambientazioni sono ricche di elementi organici. L'arma che stiamo impugnando, ad esempio, si compone di pezzi di carne. Noi stessi siamo tutti distrutti, abbiamo un mostro che ci si è attaccato addosso e che sta tenendo quel coso in mano. Cioè, è tutto fatto di roba organica. Poi se non avete visto l'altra live, capirete piano piano. Questo affare lo andiamo un attimo a stantuffare. Così che non rompa i coglioni. Lì c'è il polletto di merda. Sai solo tu come hai fatto a colpirmi, nonostante tutto? Cioè, gli ho sparato con un fucile a pompa in faccia, ha fatto prima lui a colpirmi. E non ho le cure. Perfetto, quindi siamo malissimo. Io credo che comunque dovremmo andare in quel coso prima o poi. Sembrava fin troppo infartino tattico. Sembra fin troppo clickbait quell'affare per non doverci andare. Ehi, buongiorno anche a lei. Tu sei lì fermo, giusto? Non rompi i coglioni. Però io nel dubbio ti stantuffo la faccia.
Questi sono tutti parte delle pareti, non dovrebbero in realtà disturbarci, però si sa mai. Forse possiamo skipparli. Eccoci. Allora, l'altra volta avevo tirato questo meccanismo che aveva mosso questi cancelli che sembrano ruotare in senso circolare. La colonna sonora qua dentro fa un bell'effetto, devo dire la verità. Questi colpi ovattati sono abbastanza inquietanti. Allora, vai. Eccoci. Troviamo un modo di procedere. Qua sento puzza di agguatone, pieno di cosi. E che è sto cammello qua? È Minecraft, oh. Porca troia, che cos'è? Questo era Minecraft, questo era Minecraft. Fra... Muori, ti prego. Ha richiesto 6 colpi di pompa. Chi è che mi ha mandato il sound alert in tutto ciò? Chi è che ha mandato un sound alert? Ma io ho sentito un Enderman, una certa. Sono diventato pazzo? No, raga, cioè, qualcuno ha mandato un sound alert, ho sentito un Enderman in cuffia. No, non c'è, non è scritto in chat. Scusatemi, eh. Ecco, grazie Marty, così ringrazio. Allora, quindi abbiamo scoperto che in quest'area ci sono dei nemici ancora più forti. Porca troia, e non ho vita io. Non è che sembra molto corretta la situazione, comunque. Spegniamo qualche istante per ammirare proprio... l'angoscia di questo luogo. Grazie Cricco per il sound alert. Ecco chi è stato. È stato così azzeccato che non sono riuscito a leggere il nome. È stato Cricco. Oh, Madonna santa. Voi direte, ma perché ci giochi la notte? Giocaci di giorno, no? Però bisogna... le cose vanno fatte bene. Bisogna avere la giusta atmosfera. Qua ricordiamo, abbiamo appena utilizzato un oggetto che di chiaro funzionamento, infatti si chiama Scrimbs, questo attrezzo. Conosciamo tutti la funzione dello Scrimbs. Non c'è neanche bisogno di spiegarlo, penso. Fra. Fra. Che postaccio. Cos'è qua? Niente. Qua la situa promette... non promette bene, diciamo così. Mi piace anche questi dettagli tripofobici un po' in giro, che peggiorano tutto. Se soffriti di tripofobia, tanti auguri. Io non sono tripofobico, ma devo dire che vedere tutta sta roba così forata... un po' di senso me lo fa nel complesso. Qui c'è un ascensore. Penso sia la nostra strada. Ehi, c'è un coso cososo brutto. Ok. Qua infatti non devo andare. Mi faccio i cazzi miei. Continuiamo per la strada giusta. Ecco. È sempre piacevole inserire le dita in questi pertugi di dubbia provenienza.
Ecco dove sono finiti quei pixel del cammello. Li hanno messi qua. Chiameremo il dispositivo dell'ascensore culo di cammello d'ora in poi. Ok. Vabbè, dobbiamo passare di lì. Cioè, più chiaro di così. Io agogno una cura, però. Ah, ci serve un pass di livello 3 per proseguire. Mannaggia voi. Ok. Finirà malissimo. Finirà molto male. Un colpo mi tirano giù, ragazzi. Cioè, basta che mi fanno il jumpscare. Mi tirano uno sputo quei polli di merda. Cos'è? Loser godo. Sei intrappolato. Tanto ovvio che poi apro la porta, tu vieni liberato. Lo so già. Guardala qui la porta. Perfetto. Porca troia. Ah no, aspetta, però forse rimane chiuso di lì. Vediamo. Ballo del godo, per ora. Per ora ballo del godo. Però adesso lui entra lì, poi dovrò tornare indietro. E lui, insomma, ci attenderà per... per farci del male, diciamolo così, in maniera molto... tranquilla. Proiettili? Proiettili? Molto bene. E il pollo del fast food... Oddio. Non so cosa ti sei mangiato ultimamente, però. Ah no, non ci sono le cure qua, però. Qui abbiamo il pass del GV. Perfetto, pass del GV. Anche questa è fatta. Ora, io teoricamente devo aprire la porta, fightare quel coso e poi andarmene a fare in culo. Velocissimo. Adesso la situa è abbastanza chiara. Fucile a pompa. Pompolone. Bro. Frate. Vaffanculo. Vaffanculo. Col cazzo. Fanculo, fanculo. No, 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 non mi interessa niente. Io non ho nessun vantaggio a feitarti. Me ne frega nulla. Prega proprio zero di zero. Ciao. Con quale lentezza. Va bene, siamo andati. Ok. Ed eccoci qua alla porta. Finalmente possiamo entrare alla GV. Chiudi, chiudi tutto. Non si sa mai che ci entra qualcosa. Eccoci. Ciao Christian, grazie ai 9 mesi. E abbiamo anche le cure. Grazie a Dio. Christian, il gioco si chiama Scorn. È un horror che stiamo facendo in questi giorni. Non mi ricordo come chiamavo lo sbombolone qua. Però vabbè, ce lo facciamo. E... che succede? Oh cazzo. Sembra che il mostro che ci sia attaccato addosso stia pian piano assorbendo il personaggio. Ok.
E questo penso sia il finale dell'atto 3, come vi dicevo. Penso, spero. Qui dove siamo? Siamo già arrivati. Ok, lì vedo un coso che ciondola. Lì c'è un cammello. Massorrata, maledetto coso. Manco il tempo di vederlo, mi ha già tirato la sbombolata. Vabbè. Vai a caricarti, vai a caricarti, che non ci voglio cambiare arma. Ok. Carica, carica, carica. Fatto. Devo già curare però. Spara. Ok. Sperando che debba ricaricarsi. Non si è ricaricato un cazzo. Che palle però. Comunque sbaglio, più si va avanti, più è tutto rovinato e pieno di... di carne, di carcasse. Io non so dove stia andando. Vabbè, tanto loro sono lì fissi. No, 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 no. No, 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 no. Il cammellone. Il cammello incazzato, il cammello incazzatissimo. Godo. Sembra più nebbioso, non so se è una mia impressione. Ma penso di sì perché siamo vicini all'aperto. Quindi credo che questa sia l'atmosfera tipo del pianeta. O del, comunque il luogo dove ci troviamo. Hai letteralmente spaccato un polpettone. Un bel polpettone di merda però. Ma quanto è lungo sto posto. Va avanti ancora? No, è finito. Allora, io prima ho saltato una sorta di area che non so a sto punto se ci dovevo entrare o meno. Che qua sembra esserci un altro trasporto. Allora, io provo un attimo a tornare indietro. Perché potremmo perderci cose importanti, cure, risorse. In questo momento sarebbero utili. Tanto anche qui si poteva andare. Quindi forse quello è semplicemente un corridoio alternativo. Pollo! No, 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 ho capito già. È un corridoio alternativo col pollo. Non ci interessa, va bene così. Sembra esserci roba qua sopra. Forse questo è l'atto 4. Questo sembra un caricamento che cambia mappa. Vediamo un po'. Dove siamo finiti?
Ok. Sinistra o destra? Che dite? Siamo finiti in Ohio. Destra. Saluto a tutti i fan che ci seguono dall'Ohio. Vai a fare in culo. Gentilmente, eh. Comunque. Sempre con rispetto. Ci sono dei suoni che non promettono bene, diciamo così. Che cazzo è? Ma... ecco perché sentivo dei suoni strani. Potrebbe essere la madre di questi mostri? La progenie di questi esseri. Cioè, letteralmente un volto. Che sia una deformazione dell'essere umano o qualche specie aliena, non so. Sta respirando. Chissà dalla parte opposta. Ah no, abbiamo praticamente. Ma scusa. Ok. Direi di no. Abbiamo praticamente fatto un giro panoramico per vedere. Per vedere questa creatura. C'è un gargarozzo incredibile. Ok, dobbiamo andare dall'altra parte, pare. E quello è l'affare che vedevamo al centro, quindi siamo finiti sul fondo di questa struttura. Sempre più lontani dalla luce, cioè non capisco neanche il senso di scendere anziché salire. Ma dai, però. C'è un cosetto qui. Va bene, dai, va bene. Finché ci sono proiettili c'è speranza, infatti li ho finiti, porca troia. Il polletto, il polletto! Lui così per sport ci ha richiesto un proiettile extra, va bene. Converti l'arma, muoviti, 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 muoviti subito. Non abbiamo più proiettili, raga. Dobbiamo correre. Ricaricarci. Sono tre! Quanti cazzo sono? Ma scherzi? Non ho neanche cure, come faccio? Merda era qua. Merda era qua, era qua, era qua, era qua. No, 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 muoviti! Madonna, ragazzi, che rischio! Ma se ce n'è un altro, siamo fottuti. Ne basta uno. Però, c'è sto gioco, ma che me le dà a fare le risorse? Poi tempo, due nemici, faccio fuori tutto, cioè. Vabbè, grazie, eh. Grazie mille. Prima mi fa sprecare i proiettili e poi me le ridà. Vabbè. Mi sembra logico, comunque. Grazie, eh.
Senti, ma in tutto ciò dove cazzo devo andare? Ah, ma non devo andare di qua. Eh no? Bella merda. Devo starmene dall'altra parte. E c'è un altro pollo. Ma sicuro? Ma sicuramente io resto qui a farmi uccidere da te. Perché no, d'altronde? Cioè, era giusto dall'altra parte, ma dall'altra parte non c'era nulla. Non ho capito io cosa dobbiamo fare. Ecco cosa dobbiamo fare. Dobbiamo salire. Vabbè, scusate, però... non mi era chiaro. Cosa devo fare qui? Usa. Siamo per... abbiamo dilaniato un non so che... ok. Non volevo, scusami. Non è molto contento di quello che è successo. Ma basta, i polletti. Ma porca troia! Ma come fai a superarli? C'hanno le hacche, le stavo girando, mi ha colpito di traverso. Ah, vaffanculo. Riprendiamo l'area dall'inizio, va che bello. Allora, almeno adesso sappiamo che andare a sinistra non serve a niente. Evitiamoci questa sofferenza inutile. Colpettino, vuoi non prenderlo un colpettino lo stesso? Ma prendiamocelo. Va bene così. Stiamo meglio senza andare a prendere i proiettili di là. Siamo più forniti così. Perlomeno possiamo rivedere cosa succede, perché penso si sia tipo fuso a una macchina, si è cresciuto attorno a una macchina, e quindi per qualche ragione, spostandola, gli abbiamo tagliato non so che cosa sia quella. Non penso sia in grado di farci del male sto coso. Per qualche ragione stupida, il polletto di merda ci fa più male di lui. Ci sta guardando, però. Cioè, sembra guardarci anche se ha gli occhi chiusi, non capisco. Porca troia. È molto inquietante tutto ciò. Vabbè. Qui siamo... sotto. E pare esserci un mega puzzle. Oh, ma siete contenti di vedere un puzzle che ci impiegherà 8 ore? Perché sarà incasinatissimo? No. Ah, sono abbastanza deluso. In realtà volevo anche provarci, ma adesso bisogna farlo da sopra a sto punto. Allora, non so se è innocuo o se una certa mi mangerà senza dirmi ciao. Beh, aspetta, ma quindi dove cazzo è andato? È andato su? Devo per forza andare di qua. Beh, non ha la mandibola, però magari mi ciuccia e ha degli acidi gastrici incredibili, non lo so. Viaggio, grazie dei 22 mesi. Sì, ci guarda dall'alto, ci sta facendo un EBL PTT, praticamente. Senti, di qua ci devo andare per forza, direi. Va bene. Esatto, proprio quella emote. Bellissima emote, peraltro. Ah, ci rimangono 5 proiettili. Ma come hai fatto across the map a prendermi?
Come fate? Ma possono aver fatto dei cosi così sgravati, pazzi? Ma che cazzo? Niente, ho pure perso un proiettile per niente. Santo cielo. Ti prego, basta, fatemi andare perché sennò qua finiamo malissimo. Poi non è che posso ricominciare ogni volta da capo. Ok, siamo... dentro la macchina su cui sta, credo. Vediamo un attimo i vari passaggi. Che di qua sembra continuare. Santo cielo. Ok, qua ci serve una chiave di livello 4. Che probabilmente sbloccheremo con il puzzle, mi viene da pensare. Puzzle che sta qui. Sembra di sostare sotto un enorme testicolo. Non mi sorprenderei se fosse davvero così. Questa zona sembra molto complicata, però... vai, facciamo il puzzle. No, aspetta, non ho capito. Non ho per nulla... cosa devo fare? Questo coso si gira, una certa. Che vuol dire? Ma qual è il significato? Non... bro, cioè... almeno capire che devo fare. Allora, esploriamo un attimo bene tutto quanto. Oh, oh, questo mi piace. Questo è quello che vogliamo. Proiettili e pure vita. Credo. No, sono altri proiettili quelli. Sono altri proiettili. Perché qua c'è un'altra arma. Questa sembra tosta. Cazzo, questa roba qui sembra interessante. Una sorta di doppietta aliena, però al posto di essere una doppietta è una tripletta. E ovviamente è chiuso. E qua c'è il bastardo, ovviamente. Fra, che è successo? A un certo punto si è esibito in una... in una mossa di breakdance incredibile. Ascensore, ok. Bentornato Andre, grazie Yuki per la sub regalata. No, allora, qua... cioè, io poi ho saltato dei pezzi sopra, vabbè, continuiamo di qui per ora. Non lo so. È strana la situa. Quindi per quelli grossi dobbiamo usare quest'arma qui. Quelli piccoli va bene anche l'altra. Lo stantuffo quando finisci i proiettili. Tecnicamente. Ora, se mi dai il tempo di cambiare, però, perché sennò sei un bastardo. E ovviamente... è scarico! È scarico, mannaggia il cazzo, è scarico! Muoviti! Muoviti, pezzo di merda! Vabbè.
Vediamo dove rispawniamo. Grazie, grazie. Siamo ancora qui. Senti, però fammi vedere un attimo di là che ci stava a sto punto, perché sennò si capisce un po'. Va come lento, guarda, guarda come lento. Non so cosa ci vuole a inserire 6 sprints nella Sparas News. Mai visto uno così lento, davvero. Ok, qua è bloccato. Qua è bloccato. Ok, quindi abbiamo visto un po' tutti i passaggi. Adesso ci serve questo. Questo sì che è un'arma della Madonna. Peccato che... Meno male che mi sono ricordato di caricarla, perché non era carica. Poi è tutto molto bello, ma non ho le cure. Quindi top. Adesso andiamo di qua. La ricarichiamo. E adesso, però, mettiamo questa. Che è carica. Adesso salgo, teoricamente i polletti dovremmo poterceli mangiare. Che schifo, madonna, solo pensarci. Vabbè, un colpo me lo date sempre voi, perché comunque siete troppo forti, evidentemente. Non c'è modo di evitare i loro colpi. D'altronde il polletto è ovviamente il mob più forte del gioco. Che palle. Ma dove devo andare? È un labirinto sto posto, ragazzi. No, 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 no. Un attimo, arrivo, arrivo. Ci sono, adesso puoi attaccarmi se vuoi. Vieni, amico. Bella lì. Altri due proiettili, ne possiamo eliminare un altro. E porca... No, niente. Come non detto. Niente. Sono arrivati gli altri. Me la sono dovuta giocare così. Questi sono gli ultimi 6 proiettili che abbiamo, peraltro. Questa porta non si può ancora aprire. Qui cosa abbiamo? Ok, la chiave. Abbiamo la chiave, ottimo. Ottimo. Fatto bene a perseverare. Quindi dicevamo, la porta. Perché dovrei farvi un freestyle serale? Questo gioco qua di sottofondo mi sembra un po' fuori luogo. Ci sono cose? No. Me lo ricordo sto posto? Che cos'è questo? Cure? Oh, sì, cure. Grazie, grazie. Grazie. Là c'è un polletto che per fortuna almeno così non può colpirmi. Però fammi capire dove siamo adesso. Ok, siamo tornati qua, perfetto. Non può colpirmi per ora, perché adesso gli apriremo la porta, logicamente. Giusto. Ah, nel mentre dobbiamo attaccare quest'altro pezzo della povera bestia. Questa bestia non ci ha fatto nulla.
Cioè, l'unica creatura che non ci sta attaccando, noi la stiamo trattando malissimo per qualche ragione. Qua nulla, non si può andare però. Però lui poteva venire da noi a romperci i coglioni. E anche lui, giustamente. Niente, finiti i proiettili. Come non detto. Nemmeno Eustachio ci stava attaccando. Infatti io Eustachio non l'ho. Non gli ho fatto del male. Non direttamente almeno. Perché era un mio amico. Come avrei potuto ferirlo? Dai, che altro devo fare qua? Vediamo. Cosa vuole quel coso? E spara la tua merda se devi sparare, così passo, no? Ma porca bestia. Questo è il passaggio che abbiamo aperto ora, intanto. Ok, fatto. Non c'era niente qui. Buono a sapersi. Sì, Eustachio stavamo quasi per tagliarlo in due. Quasi. Quasi. Ah, ma ecco perché il puzzle era incompleto, vedi? Il puzzle si compone di tre pezzi. E per ora ne abbiamo sbloccati due. Ce ne manca un terzo. Quindi dobbiamo di nuovo ferire la bestia, attaccandolo da un'altra parte e sbloccando l'altro puzzle. E se non ricordo male dobbiamo andare di qua. Giusto? Sbagliatissimo. Non è di qua. No, lì c'è un coso enorme. Porca bestia, anche qua. Che palle. Era di qui forse. No. Sì, manca un altro squartamento violento. Ah, in tutto ciò, a proposito di squartamenti violenti. Ma ora di fine gioco saremo completamente parte di questa creatura, cioè ci sta divorando lentamente. Se non è sto puzzle sarà difficilissimo, però promette bene, cioè mi ispira allo stesso tempo. Grazie Rambetti, fa piacere che tu ti senta intrattenuto dalla mia gameplayazione. Ora, guardate come i mostri si intratterranno con le mie spoglie tra poco. Eccolo subito lì a rompermi i coglioni! Ma sì, ma tanto siamo qui apposta, no? Siamo qui apposta a farci sventrare come dei capretti, cazzo. Qual è il problema? Spara! Scusate, sono un po' agitato, però capitemi. Ok. Quindi la mia curiosità da avventuriero mi impone di andare prima dalla parte opposta per poter... No, c'è il coso cososo brutto. Vabbè. Ma Dio santo, ma come faccio io a competere con un toro di carne e budella putride? Cioè, maledizione, maledizione, maledizione. Ciao, buongiorno. Vedo che la situazione è un po' imbarazzante. Cosa facciamo? Vengo io, vieni tu. Guarda, tanto
Nel senso, o così o così. Non è che ho molte soluzioni. Io devo farlo fuori. C'ho un martello pneumatico che tira i buffetti. Che poi dici, mi hai detto i proiettili, ma quei proiettili lì non bastano per far niente. Cosa me ne faccio di quei due proiettili in croce? Allora, adesso dove... a che punto siamo? Fammi capire che mi sto già perdendo. Ok, devo riprendere la sezione dall'inizio. Che palle, figlio. Così, facciamo un check di sicurezza. Niente. Niente. Ok, posso curarmi? Ah, va bene, delle cure le avevamo. Allora, vedi, mi sto lamentando di niente. Assolutamente tutto bene. Figa. Scappa, 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 scappa. Scappa, 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 scappa. Ancora uno? Oh, l'animazione è quella lunghissima. Sembra un melograno spellato la sua testa, comunque. Anche il suo corpo sembra un melograno. Prossima volta hai mangiato un melograno? Pensate a questo. Io proverei ad andare da questa parte, perché magari di qua, prima di affrontare il coso, abbiamo qualche proiettilino, non so. Potrebbe essere simpatica come cosa. Vediamo, vediamo se possiamo fare le cose simpatiche. Ah, è uno shortcut, ma certo. Non serve a un cazzo, ma certo, va benissimo così. Perfetto, perfetto. Allora, io facciamo che provo un atto disperato, un atto di fede. C'era un coso da attivare laggiù. Forse era proprio i proiettili che cercavo, erano, però... diciamo che va bene anche così. C'è un altro polletto. Affrontiamo il polletto, dai. Ah, forse l'ho già ucciso. Possibile. Lui continua a guardarci dicendo, ma... bro, ma che cazzo t'ho fatto? Ma cosa vuoi? Perché? E io non lo so perché. Noi dobbiamo passare di qua e sembra essere l'unico modo. Ti perculo anche. Sei morto? Sì. Ah, i proiettili. Ma easy allora, easy. Possiamo tornare dal coso e distruggerlo. Va benissimo così. Anche perché mi sa che è obbligata la scelta. Devo tornare là e attivare qualsiasi cosa fosse quell'affare. Quindi andiamo sul 3. Arrivato! Come cazzo? Come c'è finito qui? C'era un altro! Ma che cazzo? Bro! Non puoi farmi così! Non si può! Ma non puoi! Ma che cosa vuol dire?
basta, mi sto morendo in continuazione. Ok, praticamente qua l'ho appena divaricato. Va bene, perfetto. Allora, guarda cosa dobbiamo fare. Prepariamoci subito questo. Quindi, ne esce uno da qua. Poi devo andare di là. Leo regala una sub a Grimjo. Grazie, Leo. Hai beccato un fan di Bleach. I fan di Bleach sono sempre benvenuti, ragazzi. Non che gli altri non lo siano, però se siete fan di Bleach, c'è un motivo in più per essere benvenuti. Mettiamolo così. Me la posso gestire, eh. Ah, il tuo compagno di scuola. Ah, ok. Cioè, tu a scuola hai beccato un compagno che segue, mi segue e segue anche Bleach. È perfetto. Allora, gli diamo il benvenuto di nuovo. Quindi adesso dobbiamo scendere. Sperare che i due colpi vadano a segno, perché sennò ho fatto una pirlata. Dov'è? Dov'è? Non c'è. Perché non c'è? Stai scrivendo un iscritto medio? Ma non so quanti conoscano Bleach, perché non è che ne abbia parlato tantissimo. Cioè, è diversa la questione tipo Attack on Titan, per forza di cose ne ho parlato tanto. Però Bleach... Eccolo. Dai, vieni. Sono pronto. Sì, però tu ti sei portato un amico e non ero pronto all'amico. Bleach è fantastico. E se avete state vedendo la stagione nuova, ragazzi, è una figata pazzesca. Hanno fatto un lavoro incredibile con sto anime. Ah, non era morto il bro. Muori. Sì, vabbè, ma ragazzi, cioè, quanti? Che esagerazione. Il capo dei cattivi di Bleach mi piace un sacco. Buon Yuabak. Ok, direi che così per ora ci siamo. Allora, adesso il problema è... Ah no, l'abbiamo dilaniato, possiamo passare di qua. Perfetto. E possiamo tirar giù il piripillo. Cioè, tirare su niente, come ho detto. Dobbiamo tirare su il piripillo. Ok, quindi, fatto ciò... Come... Si torna indietro da qua. Almeno la zona principale perlomeno sembra libera da mostri, il che mi fa piacere. Perché ora possiamo fare un bel puzzle in santa pace. Metti, il mio anime preferito è proprio Bleach. Anime, manga, insomma. Quindi, fatemi capire. Questo ora si può girare. E credo che... Ah, vedete, noi possiamo spostarli tutti e tre in contemporanea. Se io lo sposto di qui non posso superare i limiti. Ma se lo sposto mentre... Questo, mentre gli altri sono girati, gli altri superano i muri. E quindi magari si trovano in un punto favorevole. Ad esempio posso fare così. Ma è facilissimo.
Ma era il più bello dei puzzle questo, dai. Ma è un ascensore? È un ascensore, siamo saliti attraverso il coso. Cazzo, quindi l'abbiamo... No, ce la stiamo portando sopra, mi sa. Oh, cazzo. Finirà malissimo. Comunque il puzzle più divertente tra i labirinti in contemporanea dura un cazzo. Mi sa che lo abbiamo schiantato contro qualcosa. Che cos'è questo, scusami? Vabbè, non va bene anche senza saperlo. È ancora vivo. È ancora vivo. Ma lo abbiamo distrutto. Come fa a essere vivo sto coso? Non sarà contento di quello che è successo. Credo che siamo arrivati in cima, in quel coso dove dicevo che prima o poi dovevamo andarci. Però io volevo vedere il mostriciattolo. Invece niente. Forse riusciamo a vederlo ora dalla finestra. Eccolo lì. È rimasto proprio spiaccicato tra il contenitore e l'ascensore, perché lui era cresciuto sull'ascensore. Questo ci fa capire quanto questo posto sia abbandonato. È un sembra una sorta di base aliena dove conducevano degli esperimenti di clonazione, di creazione di individui che sono andati malissimo. Qualcosa è andato storto. Hanno preso il controllo di tutto. E quindi ha fatto in tempo a crescere una creatura del genere su un ascensore. Noi siamo venuti da là. Tecnicamente. E ora siamo arrivati in cima dove puntavamo prima. Ciò ci conduce. Sembra una... un collegamento per trasportare energia. Vorrei dire elettricità, ma non è che sia molto chiaro cosa ci sta qua. Ah, che male. Come fai a riprenderti da ciò? Cioè, ammesso che non sia un incubo, perché potrebbe essere davvero un viaggio onirico, come abbiamo detto all'inizio. Cioè, mettiamo caso che è la realtà. Come fai a sfuggire da ciò e salvarti? Dai, dimmi che funziona, che possiamo andare avanti. Mi piace che i binari di questo treno sembrano l'interno di un'enorme colonna vertebrale. Sì, c'è tutto un cablaggio che porta energia verso il posto in cui stiamo andando. Ma forse sono altri trasporti, però questi. Ci stiamo allontanando parecchio dalla zona iniziale. Ma non so se stiamo andando verso la salvezza. Potrebbe essere un deciso no.
Qua il cielo sembra più sereno. Si vedono le nuvole. Si vede un po' di sole. Però anche quest'area è tutta distrutta, quindi non penso che siamo al sicuro. No, non è notte sul pianeta, è proprio coperto di nubi. Che cazzo. Beh, ragazzi, c'è una statua molto particolare là in fondo. Non vorrei essere volgare, ma sembra essere una... Beh, non c'è niente di volgare in realtà. Sembra una posizione da parto. Forse rappresenta il fatto che c'è questa sorta di... non so neanche come chiamarla. Struttura che dà vita a esseri. Potrebbe essere una divinità o qualcosa di simile. Questa è decisamente una zona importante comunque, perché sembra essere molto più curata e meno fottuta di prima. Non c'è niente di organico, peraltro. Sì, vedete? C'è la statua di una donna gravida. Ci ho azzeccato. Ora, però, devo andare su, devo andare giù, cosa devo fare? È una statua che rappresenta un atto sessuale. Allora, io lo dico subito, Twitch, se ci sono robe strane, non è colpa mia. È contestualizzato tutto. Comunque sì, ci sono delle statue che rappresentano un coito. Varie statue che rappresentano coiti. Sembrano neuroni giganti questi. Forse il cervello di... boh, di tutta questa materia organica. E... un robot... sono molto confuso. Come se avessero tentato di forse evolvere la specie con clonazione slash robotizzazione di questi esseri. Ah, queste sono crocifissioni, però. Sono sacrifici. Quella è una statua, questi sono sacrifici. E aspetta un attimo, però. Là c'è roba un po' più interessante, mi sa. Però non mi fa andare in quel punto. Dovrò probabilmente fare un giro incredibile. Ok. Non capisco se sono tessuti o se è una sorta di statua colorata. Mi sa che sono veri e propri tessuti muscolari, come se fosse l'origine di qualcosa. E vedete, ci sono dei feti. Qua c'è di nuovo l'atto sessuale dei feti. Esseri che tolgono qualcosa dalla pancia e che crescono il feto forse in una macchina. Dalla parte... quindi la donna
da una parte, dall'altra parte l'uomo. Che fa la stessa fine, però. Gli vengono cavati gli organi. Peraltro sembra una rappresentazione umana. Cioè sembrano esseri umani scuoiati, come d'altronde si vede là in fondo. Sembrano essere l'anatomia umana, però questa cosa che sta depredando i corpi ha più braccia del dovuto, quindi è forse una razza aliena. Abbastanza tutto criptico comunque. Che le scale sono fottute. Mi sa che dovevo accedere dall'esterno. Comunque io controllo per sicurezza. Ma abbiamo fatto bene ad entrare perché top quello che abbiamo visto. No, si può scendere qui. Una spremuta di umano. E queste sono le altre scale rotte. Si sente cantare. Però voglio capire bene tutti i posti qua. Dordo Tom, grazie per il Prime, benvenuto. Che è un corpo... Un corpo sano? Che cos'è? Sembra... sì, un corpo umano... Unito a una macchina. Senza testa. Io qua non... Posso inserire lo stantuffo? Posso fare qualcosa? No. Forse mi servono degli ingredienti, qualcosa che mi manca. Qui? Mano. Ma anche tu, no? Ti spaventi così tanto? Cioè, ma... Cioè... Aia. Stavo dicendo, ce l'hai messa tu la mano dentro... Cioè, che cazzo ti aspettavi oramai? Ah, posso rifarlo? Posso rifarlo? Credo che non sia servito a nulla. Penso sia stato puro dolore. Ci manca qualcosa. Allora, prima di scendere in quel tunnel dove si sentiva cantare, voglio vedere di qua. Magari c'è qualcosa di importante che ci stiamo perdendo. Teoricamente dovrei staccare a quest'ora, però si sta facendo interessante il gioco. È un po' un'infamata. È chiuso. Probabilmente sarà uno shortcut che si aprirà dopo. Non capisco se rappresenta un mega fallo questa cosa oppure se... No, non lo so. Era un po' ambigua. Vabbè, comunque questa civiltà ha un tempio del sesso.
Quindi un po' mi stanno simpatici, tutto sommato. Questa sembra proprio una sorta di cittadella distrutta. Un enorme tempio, a mo' di castello là in fondo. Boh, vediamo. Ok. Cioè, questo affare sembra così importante, serve solo per aprire un passaggio. Possibile, lo dovrò riprendere. Ok, ci sono pezzi di corpi. E di nuovo quello che sembra... Ah, la testa c'è. È una sorta di essere mezzo biologico, mezzo robotico. Un androide, a modo suo. Quindi si stava cercando di creare un androide. Perché mi dai dei proiettili? Un grembo artificiale, esattamente. Forse in questo caso non un grembo, ma quanto proprio un corpo privato di organi. Perché è diventato meccanico. Qua dentro c'è una faccia. Sembra vivo. E qua c'è un'altra. Ma che cazzo? Ma qua devo combattere, cioè... palese. È palese. Allora, aspetta, carichiamo prima questo. Se sono contenitori per il feto, potrebbe essere sicuramente, ma no, non lo so, vediamo, adesso lo prendiamo. Ne potevo scegliere uno dei due, eh. È una testa, c'è dentro una testa, non è che... Ce ne sono varie che credo servano per completare questi corpi che troviamo in giro. Forse fanno parte del... un puzzle che va sbloccato. Cioè, ora si attiva e devo combatterlo. Fammi capire. No? Perché mi hai dato i proiettili allora? No, ma ha gli organi? Sono dietro in una sorta di zaino. Ma che... Fra, ma che schifo, cioè... Praticamente è come se gli avessi dato un corpo utilizzabile, ma non riesci a farci nulla perché è incompleto. No, non ho capito, aspetta. Qua è una pedana che apre quello. Mi viene il dubbio che questo si possa posare lì sopra. C'era un altro di questi corpi, adesso non mi ricordo più dove. No, questo non posso lasciarlo però. Dobbiamo tornare indietro.
No. Invece no. Sì, comunque c'era un altro di questi corpi. Era nella zona dove ho messo la mano, mi pare. Portiamo a spasso il piccolo Giannino. Esatto. Magari il piccolo Giannino ti aggrada di più. Possiamo provare a cambiarlo. Anche se credo... di... non lo so, ragazzi. Sono probabilmente uguali, però. Ah, non posso neanche estrarlo. Comunque, non posso portarmelo via. E credo di non poter neanche tornare indietro, perché... questo affare non me lo fa togliere, quindi io di fatto sono bloccato qui. La soluzione al nostro stratagemma è qua. Ora. Ammesso che c'è questa situazione qui. Si apre una porta. E vabbè. Io ho solo una cosa che posso fare. Piccolo alieno che vuole guidare questo corpo. È un alieno. Che cazzo. E immaginavo di doverlo killare. Però, cioè, volevo lasciarlo come ultima ipotesi. Beh, tocca a te a questo punto. Quindi questi sono gli alieni contro cui ci stiamo confrontando. Sono loro che hanno dato origine a tutto questo schifo. Forse utilizzano... gli umani per cercare di creare un corpo perfetto. Ma Giannino deve stare qua un attimo. Ma scusami Giannino, scusa, mi viene un dubbio. Che ti cambia se ti rompo qua? Ma spiegamelo. Sì, ogni tanto al buio parte il focus. Possiamo prenderlo? Ok. Direi che la situa è chiara. Posso dropparlo? No. Dove cazzarola devo mettere sto coso? Bro. Cosa vuoi? Che cazzo? Davvero, posso non andare in giro con questo scempio in mano? Qua dentro? Sì. Oh. Ah, dobbiamo estrarre il suo sangue. Oppure che venga... schifo. Bello. Ah, ma non devo neanche tornare lì? Cioè, basta così? E dove porto la carica? Devo metterlo qui dentro. Ah, il frullato va nel grembo? Ha dato origine a un'escrescenza organica e c'è un occhio che mi sta guardando. Fra.
La cosa non sembra stia prendendo una bella piega, cioè, vabbè. Giannino Time, è arrivato il suo momento. Frullato proteico pre-workout. Ah, che bello. Grazie di avermelo detto. Meno male che non faccio palestra. Beh, andiamo, dai. Andiamo. Facciamo di nuovo questa bellezza. Se lui non ci sta, però. Lui non ha voglia. Ok, lui ha detto, senti, va bene tutto, però. E a saperlo, forse devo cambiare anche l'arma, però. Infatti il corpo lo vedevo un po' troppo completo rispetto all'altro. Sì, magari c'è un po' più veloce nello scappare. Speriamo ne bastino 6 di questi. Perché qua la situa pesa. È la Madonna. Sai che forse devo colpirlo dietro? Un po' un dubbio. Zio, cioè, va bene tutto, però. Grazie a Dio ci sono ste gabbiette. Va bene, non essere precisino su. Vai a ciucciarti un altro sbruffolo. Ecco come si chiamavano. Ciucciati sto sbruffolo. Eccolo qua, che devo fare? Devo aspettare che lui spara, si inceppa e poi devo colpirlo. Ho fatto una cagata prima. Però se li vado sotto, giustamente. Cazzo fa? Erano usciti proprio fuori dalla gabbia. Ok. Potevo farlo in maniera molto più easy. Ovviamente andava capito un attimo la situazione. Spara, fai qualcosa, dai. Raga, ho fatto una cagata, ho sprecato un sacco di proiettili per niente. Sarei quasi tentato di farmi uccidere. In modo da non fare sto spreco. Allora, deve spararmi comunque. È un peccato, ho sprecato i proiettili del coso forte, quindi mi dà fastidio. Para. Ma fai la tua cosa, fai uscire gli organi. Oh, lì. Dai, erano 3 colpi per tirare giù, era una merdina. Non è vero, non erano 3 colpi. Ne serve un altro al fianco, forse sono 4 colpi totali. Ma che disastro stai facendo? Ok, gli ho distrutto le 2 sacche. Ah no, c'è ancora qualcosa. È più tosto di quello che pensavamo. Che pensavo. No, è morto, mi sa. Sì.
La musica ci ha fatto capire. No, aspetta. Sei morto o non sei morto? Che devo fare? L'arma? È mia? Lancia granate. Non è contento. Merda. Però sta roba è scriptata, eh. Cioè, mi sta un po' sul cazzo, è scriptata. Non è che potevo evitarlo. Devo farlo per forza. Credo fosse scriptato, magari. Magari sono stato lento. Dai, santo cielo, bro. Spara. Muoviti. Devo per forza sprecare proiettili, non so. Ah, si apre. Ok, qua non c'è molto da fare, insomma. Dovrebbe aprire il coso qua. Minchia, ma dura 30 anni, ragazzi. Da una parte, se mi uccide me la rifarei gestita meglio, però dall'altra sta durando troppo. Grazie, sono contento che hai apprezzato il titolo della live. Ci ho messo proprio il cuore per scriverlo. Apriti, sesamo. Apriti. Dai. Cosa devo fare? Spiegami! Cosa mi sfugge? Qua mezzo distrutto. Ma io credo di doverli colpire il pancino. La pedana? È vero, vedi? Beh, prima devi finire i proiettili, però. Hai ragione, però la pedana forse fa qualcosa. Aia. Non ho più cure. No! Ancora proiettili? Merda, sono finito. Pedanina? No, raga, mi killa sicuro. Non ci viene sulla pedana. Oddio! Ma
Ma che palle, ma si era aperto. Io sto andando a colpirlo, ma ha tirato una slap lo stesso. Vabbè. No, sulla pedana non ci veniva. Guarda qui. Cose molto bizzarre. Ragazzi, allora, so che è un po' un dispiacere, però da una parte è meglio così. Siamo molto vicini alla fine, mi sa. Quindi, la prossima volta le rifacciamo con calma, con più proiettili, e poi concludiamo il gioco. E niente ragazzi, per ora direi che è tutto, forse domani sera ci giochiamo un po', dai, cerchiamo di finirlo. Domani sera, seconda parte di live si intende. Tanto se anche l'avessimo ucciso poi non andavo avanti e non so quanto manca ancora. Quindi ragazzi, dai, ci vediamo domani, buonanotte a tutti, grazie di aver seguito la live. A domani. Un attimo perché devo uscire da qui e chiudere. A domani.